Quando si andava alle elezioni europee negli anni passati, si è sempre pensato che le elezioni europee erano quasi una vacanza, perché siccome non dovevano eleggere un governo del paese, ognuno poteva votare come gli pareva, il voto non contava tanto. Tant'è vero che per molto tempo, per esempio, gli elettori del PC alle elezioni europee si prendevano il lusso di votare per il DUP, perché tanto era un voto che non aveva il ricatto di dire oddio, facciamo perdere un voto al PC, perché invece il PC può andare al governo più mai, eccetera. Ma questo era vero un po' in tutti i paesi, un voto di vacanza. Questa volta andiamo alle elezioni del 19, invece per un verso sapendo che è un voto che conterà molto, vista la crisi dell'Europa, il voto può veramente cambiare molte cose. Se l'Europa va in mano alla signora Le Pen o a Salvini, ai polacchi, agli ungheresi, eccetera, questo diventa qualcosa di drammatico per tutti quanti gli altri paesi, per tutti i paesi. Per un altro verso ci andiamo nel peggiore dei modi, perché ovunque la sinistra è attraversata da, come dire, da una rottura politico-culturale come forse mai era avvenuta prima. Voglio dire che in ogni paese la sinistra è stata scossa da un rigurgito sovranista che è pericoloso perché è fuorviante, cioè l'idea che se torniamo ai confini dell'Italia o della Francia, penso a Mélenchon, parliamo dell'Ungheria, della Polonia, di tutti gli altri posti, ma anche in Germania dove c'era un paese di partito forte come la Ligue, si è spaccata perché una delle leader della Linke ha fatto un movimento chiamato Aufstehen, che è molto consonante con le posizioni di Mélenchon, e cioè contro gli immigrati, contro l'Europa, torniamo alla sovranità nazionale. È una posizione pericolosa perché è illusoria, naturalmente, perché voglio dire, è come se noi, quando sono venuti, si è fatto il regno di Savoia in Italia, non è che i Savoia fossero molto simpatici, come dire, simpatici al massimo quanto lo sono con i commissari europei che sono antipaticissimi, cioè fu un brutto stato quello che si fece. Ciò nonostante nessuno è venuto in meglio di dire che erano meglio il regno delle due Sicilie, che bisognava tornare al regno dei Borbone, insomma. Si è capito che quello era il terreno di lotta. Allora, noi dobbiamo sapere che quello è il terreno di lotta. Il problema non è se ci piace o non ci piace. Quello ormai è il terreno della lotta efficace, perché tornare indietro non è più storicamente possibile. L'esempio pratico è che una volta si diceva, beh, la Grecia, poveretta, dopo 7 giorni sarebbero affogati nel mare Egeo, perché la Grecia non produce quasi nulla, avrebbero soltanto per pagare il combustibile necessario per andare nelle isole greche, che sono un migliaio, non avrebbero più potuto comprarlo per via che la loro moneta non sarebbe valsa più niente. Ma anche l'Italia, pur molto più forte, molto più produttiva, sarebbe nelle medesime condizioni, perché è vero che l'Italia negli anni 50 e 60 ha vissuto le continue svalutazioni della lira, che oggi non sono più possibili per via della moneta unica, ma è anche vero che allora bastava la svalutazione per poter esportare le nostre merci, perché si viveva del maggior minor costo del lavoro in Italia. Oggi questo fa ridere i polli: il minor costo sta in Bangladesh o in India, e quindi le svalutazioni non hanno più nessun senso. I processi che portano alla crisi dei paesi europei sono molto più profondi, partiamo di quello italiano. Allora l'euro va bene così? Certamente non va bene così, perché è difficile avere una moneta unica se poi non si ha una direzione politica, della politica economica comune, detta semplicemente, per non farla lunga, perché il problema è molto complesso. E quindi questo ci vuole. Però io credo che dovremmo fare attenzione a una cosa. Le riforme che bisogna fare, che è la riforma necessarissima del Trattato di Maastricht, del Trattato di Lisbona, di come è stata fatta la moneta unica, del carattere antidemocratico delle decisioni che vengono prese oggi dalla Commissione, bisogna cambiare tutto. E però per cambiare tutto bisogna sapere
che molte delle difficoltà di un'operazione di unificazione politica dell'Unione Europea nascono dal fatto che noi non abbiamo una comune società civile. Fino ad oggi sono tutte spezzate, ogni commissario risponde alla propria e che soprattutto non c'è, come dire, un soggetto che possa... A me mi viene l'orticaria quando sento i convegni su come bisogna che sia l'Europa, perché si dice che possono fare dei magnifici modellini, ma se non si dice qual è il soggetto che può realizzare, lottare per questo cambiamento, significa non dire assolutamente niente. E allora, fino a che i tedeschi continueranno a pensare, non il signor Schäuble, ma il popolo tedesco, gli operai tedeschi, continueranno a pensare che i greci non lavorano e che quindi non bisogna fare niente in loro favore perché tanto non lavorano, e i greci penseranno che i tedeschi sono tutti nazisti, che non è vero, e continueremo a avere questa diffidenza, questa assenza di società comune, non faremo niente. Allora io credo, questo è un problema che la sinistra, su cui la sinistra deve fare una grande autocritica, che non ha fatto nulla in tutti questi decenni per costruire questo soggetto unitario europeo. Il sindacato, un sindacato europeo non c'è, non hanno neanche i numeri di telefono gli uni degli altri, se no per fare dei convegni e dei rapporti formali, ma una lotta sindacale comune e i problemi comuni sono moltissimi, non c'è. Pensate al salario di cittadinanza, è un problema che si pone in un modo o nell'altro in tutti i paesi, ma una lotta comune non c'è neanche su questo. Pensate ai partiti politici, ci sono sulla carta ma non esistono realmente. Voglio dire, non ci sono in Europa tutti quei corpi intermedi, partiti, sindacati, stampa, televisione, tutto quello che avvicina il cittadino all'istituzione e costruisce un popolo che diventa un soggetto comune. Guardate che la Corte Costituzionale tedesca fece una sentenza molto giusta e molto bella, l'ha ripetuta due volte, sia per il Trattato di Maastricht che per il Trattato di Lisbona, anche se poi nella pratica hanno trovato un marchingegno per non farla valere come tale. Ma la Corte Costituzionale tedesca aveva detto che la Germania non può aderire all'Unione Europea perché l'Unione Europea è una società, è un'entità antidemocratica, e disse antidemocratica perché a livello europeo non esistono i corpi intermedi, partiti, sindacati, le organizzazioni, eccetera, perché tutte sono nazionali. E per questo aveva detto non si può fare perché la Costituzione tedesca impedisce, proibisce di aderire a un'entità sovranazionale che sia che non sia democratica. E allora è su questo che dobbiamo lavorare e credo che dobbiamo metterci seriamente a costruire questa cosa. Costruire una proposta per il sindaco De Magistris. Non esiste una rete delle città europee se non quella delle città gemellate, che consiste sostanzialmente nello scambio delle bande del paese e di un discorso dei reciproci sindaci con una fascia con la bandiera del paese. Invece si tratterebbe di vedere come hanno risolto le altre città il problema dell'inserimento degli immigrati e vedere di fare una rete, fare una battaglia comune con la Commissione per vedere in qualche modo di valorizzare queste esperienze e così via. Faccio soltanto questo come esempio. L'Europa ha fatto una bellissima cosa, l'Erasmus, che è la cosa degli studenti. Gli studenti hanno viaggiato, girato, capito. Io continuo a battermi, ma non trovo nessuno che mi dà retta, mi ci vorrebbe un sindaco che lo facesse, perché si faccia l'Erasmus degli spazzini. Pensate che il problema della spazzatura è un problema enorme in tutta Europa, è un grande problema del nostro secolo. Pensate come sarebbe utile che non solo gli studenti, ma anche uno spazzino di Napoli fosse mandato per un anno a fare lo spazzino, che ne so, a Lione o a Marsiglia o ad Amburgo e viceversa. Perché se fosse uno scambio di esperienze, di modi di lavoro, di come è stato affrontato il problema, e così costruire una conoscenza, una cultura, una sensibilità europea e non solo napoletana, marsigliese, amburghese e così via. Io credo che dovremmo fare questo.